credo che dalla lettura del cospicuo carteggio agli atti di questo consiglio comunale appaia evidente che c'è una forte confusione tra gli aspiranti e il carteggio stesso, una forte confusione che inevitabilmente si riversa poi sullo svolgimento di questa seduta di consiglio. Pur avendo ascoltato con una certosina attenzione tutti i documenti posti all'attenzione di questa assise, io mi soffermerei, perché credo fermamente nell'assoluto rispetto delle istituzioni, in quelle che sono state le note a firma del segretario generale, le due note a firma del segretario generale, perché ritengo che nel rispetto di voi e delle competenze il notaio di questa sede civica, colui che accetta e verbalizza le sedute della stessa, sia rappresentato dal segretario generale. Pertanto io non mi permetterei mai, da consigliere comunale, di sostituirmi allo stesso e soprattutto di contestare i contenuti delle sue visite. È un atto di umiltà. Io credo sia necessario avere svolgere a tutti i consiglieri comunali. Il segretario generale, nelle due visite, ha manifestatamente dichiarato in maniera estremamente semplice e chiara che la seduta di consiglio comunale rispetto alla guida libera, noi oggi chiediamo non la deroga ma l'annullamento, che è cosa diversa, sia stata una seduta illegittima. I motivi per i quali la seduta, tra l'altro da me più volte ribadito in diverse sedute di maggioranza, dell'illegittimità, sono state riscontrate in due diverse motivazioni, due diverse ragioni. La prima, la mancanza del quorum strutturale, così come da statuto e da regolamento, una delibera votata cioè da 15 consiglieri, compreso il sindaco, è una delibera iniziale, una delibera che non ha ragione di esistere perché è una delibera annullabile, abbiamo bisogno di un altro. E poi c'è la partecipazione al voto di un consigliere comunale che in quella votazione ha un interesse manifesto, essendo tra i candidati il papà, e poi insomma dall'esito della votazione addirittura non soltanto tra i candidati ma tra gli eletti. La missiva che ci ha trasmesso il segretario generale e sgombra punti di criticità. Io non vedo nebbia, io non vedo incertezze in quello che ci è stato detto. Anzi, il segretario generale, con grande umiltà, e glielo dobbiamo riconoscere, ha anche ammesso delle sue responsabilità dovute, e su questo gli devo dare ragione, forse alla confusione che caratterizza le sedute dei nostri consigli. Ed è umano commettere qualche piccola imprecisione, ed è umano commettere qualche piccolo errore, soprattutto quando poi si tratta di errori di questo tipo, che realmente evidenziano nella sua missione la buona fede della condotta del consiglio. Intervengo prima del consigliere D'Anna al fine di riportare un po' di ordine ai lavori, perché io ritengo che sia nell'interesse soprattutto di quei consiglieri comunali che quella delibera l'hanno votata, innanzitutto procedere all'annullamento della stessa. Poi, in un momento successivo, possiamo anche ascoltare l'intervento del consigliere D'Anna e osservare un momento di riflessione in sede di conferenza di Capigruppo per decidere. Ma vi è una responsabilità penale da parte dei consiglieri comunali che hanno votato questa delibera a perseverare a dare continuità alla stessa. Perché guardate, se chiedo un po' di ultima al Presidente del Consiglio, che cosa è difficile da fare. Quando non momento non hai sempre quando parli. L'impressione non è casica, non solo un tempo. Le dichiarazioni dei colleghi sono sempre presenti in tutti gli interventi.
La necessità di annullare questa delibera è una forma di difesa, soprattutto per coloro i quali poi dopo lo hanno votato. Anche, scusami Franco, dove è? Anche perché quando si parla di mancanza di urgenza e di necessità di questa seduta di Consiglio Comunale, io non riesco a cogliere un minimo di fondatezza da questa affermazione. Domani mattina noi abbiamo una seduta di bilancio, il bilancio di previsione 2010. Orbene, pur volendo ammettere che domani non ci saranno le condizioni, molto probabilmente, da un punto di vista politico, per l'approvazione del bilancio stesso, con cui attenderemo i tempi che la legge ci consente di attendere, ma è altrettanto vero che domani mattina, se il Consiglio Comunale, cioè San Carino, decide di presentare degli emendamenti oggi, ponendo nell'attenzione del Consiglio Comunale e dunque necessitanti di sbarere del collegio di divisore dei conti, noi oggi ci troveremo di fronte ad un atto di estrema gravità, ovvero sia, io quel parere che era espresso da un collegio, che al momento non è la delibera, non è stata ancora vista dall'alto pretorio, il che non significa che non esiste. La delibera esiste, non è esecutiva perché non ha vista l'alto pretorio, ma sono due cose completamente diverse. E in questo io poi colgo la malafede di qualche avvocato professore dal carteggio epistolare, perché la delibera esiste, non è acquista all'alto pretorio e dunque non è esentiva, è un altro discorso. Però domani mattina noi ci potremmo trovare di fronte ad un emendamento che non avrebbe poi la possibilità di poter ricevere il giusto, dovuto e necessario supporto contabile dell'organo preposto, il collegio delle misure. Accurata con urgenza c'è e accurata che dalle misure di quel consiglio comunale, dalla certificazione del segretario generale, notario di questo comune, è una delibera legittima, io non capisco le ragioni che possono suscitare perplessità nell'atto di annullamento in autotutela soprattutto di coloro i quali la delibera l'hanno votata e non sicuramente di chi non c'era o non l'ha votata rispetto a un atto da farsi. È improcrastinabile perché oggettivamente essendo fatti di bilancio che da vinci del bagno portano poco, perché è veramente difficile parlare con questo consiglio continuo di vinci. Cortesia, i vinci presentati sono pregati da loro donato, perché sono che non sono interessati al dibattito, visto che non sono obbligati a stare. Me ne accorgete, grazie, e quindi le parlano da me. Prego, consigliere Scendere. Dicevo che la tutela di questo annullamento fa tutto vantaggio di quei consiglieri comunali che consapevolmente hanno votato quella delibera. È una forma di disponibilità che tutta la Sicilia dà a chi in quel momento svolgeva le funzioni di presidente del consiglio pro tempore e a coloro i quali votarono quell'atto deliberato. Io sono dell'idea che non bisogna temporeggiare, per cui invito il presidente a mettere in votazione l'annullamento di quella delibera in quanto delibera palesemente illegittima e non per dichiarazione verbale del consigliere Scancariello, ma per affermazione scritta di chi era tenuto a certificarne o meno la legittimità, per cui credo che ci sia poco da discutere e questo lo sto dicendo dal giorno successivo a quello in cui quella delibera venne votata. Vedete, c'è una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che tra l'altro conferma quello che a mio avviso non era manco necessario confermare perché era palese il parere espresso dal segretario generale, una sentenza del Consiglio di Stato che addirittura diffida in un certo senso il consigliere comunale interessato alla votazione a non partecipare neanche alla discussione. E non parliamo di organo esecutivo, parliamo di consigliere comunale che è diverso dall'organo esecutivo che è la giunta. Allora di che stiamo parlando? Siamo da quasi due ore a dibattere su qualcosa che prima viene annullato e meglio è per tutti, ma in particolare per chi quell'atto deliberativo lo ha votato. Io non voterò rinvii ad altri obblighi prima che si voti l'annullamento di questa legge.